Si aprono ad un discorso estremamente affascinante, almeno all'inizio, e si aprono con una apologia della filosofia di Spinoza. Spinoza, questo ebreo perseguitato, disprezzato per due secoli, addirittura presentato come un ateo mostruoso, e viene rivalutato da Schleiermacher e con grande enfasi, passione, eccetera. Però se noi cerchiamo una analisi critica del sistema razionale dell'etica di Spinoza, non la troviamo in Schleiermacher. Rimane sempre fermo a idee generali, a grandi sentimenti, ma non sa fare una critica oggettiva e rigorosa dei sistemi che prende in considerazione. E questo vale anche, io credo, nel caso di Platone, almeno sulla base del resoconto che io ho sentito. Cioè, si rimane sempre nel generico, sulle idee fondamentali, su questa idea che è reale, che è il principio della vita, ma a specificare in concreto, in dettaglio, come questa idea si realizza e si manifesta, e Schleiermacher e lo stesso Schelling sono lontanissimi dall'arrivarci. E un altro argomento. E parlano sempre di questa idea platonica che diventa in Schelling la Vernunft, cioè la comprensione dell'identità assoluta. Però da come da questa identità assoluta si passi alla differenza, questi pensatori non ce l'hanno mai spiegato. E soprattutto, ancora più grave, ritornano indietro rispetto a certe posizioni fichtiane, perché Schelling sulla traccia di Spinoza ci dice chiaramente, e Schleiermacher è molto simile sulla concezione di Dio, che questo assoluto, questo Dio è l'identità indifferente di natura e di spirito, di materia e di spirito. E cos'è, come possiamo concepire questa indifferenza assoluta? Hegel ha detto, questa è la notte in cui tutte le vacche erano nere. E a me sembra che Hegel veramente abbia colto quella che è la difficoltà fondamentale, ha messo il dito nella piaga di questa filosofia dell'indifferenza, dell'identità e di questo romanticismo che inizia con grandi sentimenti, che sono dei bei sentimenti che ci trascinano eccetera, ma quando si arriva alla costruzione di una dottrina razionale falliscono, io credo, entrambi. Questo è quello che volevo dire, e quindi non è affatto una critica alla relazione del professor Scholz, è una critica a Schleiermacher e a Schelling, che da un lato diffamano certi aspetti del pensiero di Fichte e dall'altro non si elevano a quel concetto di un'appropriazione dell'idea platonica che la sviluppa come un sistema razionale in cui si devono dedurre e giustificare le tesi che si affermano. Non è sufficiente fare appello ai grandi sentimenti come fanno questi autori romantici. Qui Hegel ha dato una grandissima lezione che oggi forse non viene ancora debitamente apprezzata, quando Hegel ci dice non dobbiamo soltanto affermare, dobbiamo dimostrare rigorosamente beweisen ogni aspetto come ripete, questo concludo questa mia osservazione, anche perché si è parlato tanto di Hegel. A mio giudizio ci sono tanti di quegli aspetti importanti che con la miglior buona volontà non emergono. Io vorrei citare solo il paragrafo 141 del Lineamenti di filosofia del diritto, in cui Hegel dice testualmente che chi vuole e intervenire nel discorso filosofico deve impegnarsi a provare beweisen tutte le tesi che afferma. Chi rifiuta, ecco, la forma della mediazione, della dimostrazione, dell'argomentazione razionale, non ha il diritto di intervenire in filosofia. Queste sono le parole di Hegel, e io credo dobbiamo meditarle molto, ecco, proprio per evitare di cadere in questi discorsi generici, in questi appelli ai sentimenti, agli istinti vitali che purtroppo corrompono e rovinano tanto il pensiero contemporaneo. Qui la lezione di Hegel rimane fondamentale. Ecco, io credo di aver detto così, avviato un pochino il discorso intorno alla relazione di Scholz, che ripeto non è una critica a quello che ha detto, è una critica a alcune posizioni degli autori che ha citato. Ecco. E poi, ecco, passo un breve commento anche alla relazione del professor Wallace, ecco, siccome l'ha tenuta in inglese, ecco, credo parlando io in italiano forse serve un pochino anche a spiegarla. E qui devo dire che abbiamo sentito tante cose, ecco, importanti e tutte meritevoli di riflessione. Io in genere, ecco, condivido forse qualche riserva, cioè qualche enfasi che questo rapporto tra filosofia e religione, che non è forse così univoco nel pensiero hegeliano. Ecco, quello che voglio sottolineare in primo luogo è un'osservazione estremamente importante che ha fatto il professor Wallace, cioè la filosofia di Hegel con la sua teoria dell'infinito, del vero infinito, dell'infinito che è una totalità concreta e che implica
una dimensione dinamica, cioè l'autotrascendenza del finito. In uno dei quei momenti è l'idea del Sollen, che si presenta già nella scienza della logica, nella deduzione dell'infinito. Ecco, ci fa capire una tesi fondamentale, che questa dimensione dell'infinito del Sol, che comprende in se stessa il finito, implica necessariamente il superamento della scissione epistemologica tra il valore e il fatto. Il valore, l'idea, proprio perché una totalità comprende il fatto, e il fatto, proprio perché è qualcosa di finito, si autotrascende, si autonega. Il fatto non esiste indipendentemente dal finito e quindi dal valore. Quello che abbiamo è un unico processo di finalità interna in cui il valore si realizza necessariamente nel fatto, e il fatto si trascende, si trasforma nel valore. Questo è il processo della ragione nella sua attuazione nella natura e nella storia. Questo è molto importante. Perché? Perché se noi ci confrontiamo con la filosofia contemporanea, notiamo che ci sono tendenze ancora oggi estremamente diffuse che dominano molti ambienti accademici. E io citerei soltanto il neocantismo, penso alla filosofia dei valori di Heinrich Rickert e soprattutto la fenomenologia di Husserl, che è stato molto influente in tutta la filosofia europea del XX secolo, i quali invece partono programmaticamente, ma proprio programmaticamente, non casualmente, da una scissione radicale, da una separazione completa tra la dimensione del valore e la dimensione del fatto. E Rick costituisce tutta la sua filosofia di valori sull'idea che i valori sono oggettività irreali che, proprio perché valgono, non sono, e ciò che è in quanto è il fatto non è il valore. Così non spiega mai come noi possiamo realizzare i valori. Anche il più elementare atto morale implica che ci sia un dovere che si realizza, però se noi scindiamo l'ideale dal reale, non spieghiamo nemmeno la moralità e la riduciamo a una fantasticheria estetica in cui il valore può essere valore senza realizzarsi. Ma questo soprattutto è il caso della fenomenologia di Husserl, che inizia programmaticamente nella prima ricerca logica, che ha avuto un'influenza enorme, diciamo, sulla filosofia anche contemporanea, con questo surrealismo tra l'espressione e il significato. E quando devi teorizzare l'essenza del significato, ci dice il significato, il concetto, che è anche il valore, è un'entità puramente irreale che non ha nessuna relazione con la realtà. Ci può essere anche se nessun uomo la pensa, se Dio non la pensa, e soprattutto ci può essere anche se nulla esiste. Quindi è una pura nullità e non si spiega poi come si realizza. Tutta la fenomenologia di Husserl è costruita sul dualismo tra fatto e valore. E cito un ultimo esempio, che abbiamo parlato di scienze umane, che è uno dei maggiori epistemologi delle scienze storico-sociali, Max Weber, allievo non per nulla di Heinrich Rickert, ecco, costruisce tutta la sua teoria della scienza, la sua Wissenschaftslehre, la sua teoria delle scienze sociali, sull'idea che ci sia una separazione completa tra i fatti e i valori. I fatti sono oggettivi e li possiamo studiare con la categoria della possibilità oggettiva, mentre invece i valori sono totalmente arbitrari, cioè noi è il singolo ricercatore che li decide. Tant'è vero che arriva a dire che il concetto ideale tipico, cioè scientifico oggettivo, di una chiesa non è in questo assolutamente differente da quello di un bordello, dice proprio così, cioè è una scienza completamente avvalutativa, la scienza dei fatti. I valori sono quelli che il singolo ricercatore decide di stabilire, e questo sicuramente è la distruzione completa di tutta la tradizione dell'idealismo platonico hegeliano, che invece si fonda sul principio che valore e fatto, anche se non immediatamente, sono appunto identici, o perlomeno sono la differenziazione di una unità originaria. Ecco, questo è quello che vuol dire. Mi è sembrato molto importante queste osservazioni di Wallace. Ecco, l'altra considerazione, io mi fermo qui perché ho parlato già troppo, ecco. Però vorrei dire che questo problema del rapporto tra filosofia e religione, che è stato molto messo molto bene in luce, è forse un pochino più problematico di quello che Eli ci ha presentato, perché se leggiamo gli scritti di San Paolo, certi, il cristianesimo originario, troviamo tutte queste indicazioni sull'unità dell'uomo di Dio. Però se noi leggiamo la sistemazione dogmatica ufficiale che ha avuto il cristianesimo a partire dal concilio di Nicea e poi in tutta la tradizione della Chiesa cattolica, e soprattutto se leggiamo i testi del massimo teologo, ancora oggi ritenuto tale, della cristianità cattolica, cioè Tommaso d'Aquino, qui vediamo proprio che c'è un divorzio completo tra l'oggettività trascendente, assoluta e separata di Dio e il mondo che egli crea. Qui bisogna anche
riconoscere il merito, che Tommaso d'Aquino, nelle sue teorie sulla creazione, sull'essenza del mondo, sulla la partecipazione del mondo, all'essenza di Dio, eccetera, è stato estremamente rigoroso e meriterebbe una discussione lunghissima, però vanno tutte a finire a questo, cioè a separare nella maniera più radicale Dio dall'uomo, dall'universo e da lui stesso creato. E quindi, cioè, ha capito, è vero quello che dice il professor Scholz, che noi nei testi del cristianesimo originale troviamo tutti questi passaggi che costituiscono un avallo alle tesi che li sostiene. Non dobbiamo però dimenticare che c'è questa enorme costruzione teologica e metafisica atomistica che ha un'influenza enorme ancora oggi nella Chiesa Cattolica, che è tutta diretta contro questo, anche quando studia questi problemi in maniera estremamente analitica. E ci sono, adesso qui non voglio entrare nel merito, ci sono molti luoghi della Summa Teologica, della Summa Contragentile, dei commentari ai libri di sentenza di Tommaso d'Aquino, che insomma analizzano fino ai minimi dettagli questi problemi, sempre per arrivare proprio alla soluzione opposta, cioè per un divorzio completo tra l'essenza di Dio e il mondo da lui creato. Cosa dice? Adesso concludo con uno, cercando di ricordarmi anche le espressioni tomistiche, cioè quando Tommaso ci dice che Dio è assolutamente trascendente, non è nel mondo per essenzia, ma è presente nel mondo solo per potenza, cioè come un sovrano che può creare e distruggere il mondo quando vuole, ma non c'è nessuna affinità d'essenza tra l'essenza divina e l'essenza umana e l'essenza del mondo creato, e neppure tra l'atto creativo divino e la stessa essenza assoluta di Dio. Cioè la creazione di Dio è un atto puramente arbitrario, Dio potrebbe essere Dio anche senza creare il mondo, e questo ci porta in una direzione molto differente. Ecco, è solo per precisare come i problemi siano forse un pochino più difficili per riconciliare la religione e la filosofia di quanto possa sembrare dalla selezione di certi testi più ispirati, che naturalmente sono anche quelli più interessanti. Ecco, tanto per adesso voglio sentire un po' voi, perché ho parlato già troppo. Did you understand this? You have to summarize for me in English, if you may, if you can. Only my comment to your speech, or also those to the paper of Professor Scholz. Well, I have deeply appreciated your concern about showing that in the Platonic Hegelian tradition, value and effects are not separated. There are the differentiation of an original unity, and this unity is the self-constitutive process of the true infinite. This seems to me the most important achievement of your paper, among many others. As far as the problem of reconciling religion and philosophy, I think you are quite right in general and in your interpretation of Hegel's position. And also by quoting some passages from the Gospel and other mystical writing in the tradition of Christianity, you are quite right to say that there is this concern about overcoming the separation of God from the world and the human spirit. But I counter that besides this tradition, there is another very strong tradition which is represented especially by the theological metaphysical system by Thomas Aquinas, which analyzes in detail all this problem, the relation between God and the world and the human spirit. But the conclusion of his analysis are always towards emphasizing the radical dualism and separation from God, the world and the human spirit. I think that a conspicuous example of a theological position that rejects just the idea of an original unity of the human and the divine spirit is just that represented by the Thomistic ontology. One should not forget that this ontology, this metaphysics,
was until recently the official doctrine of the Catholic Roman Catholic Church. This is so it is a bit more difficult to reconcile. This to you have rightly pointed out the elements of continuity between these two spiritual forces, but there are also some differences that must not be done away with or omitted. Only this. Sure. Well, historical religions are a very complex phenomenon. I actually have a Catholic philosopher friend who maintains that St. Thomas and Hegel are largely compatible. And he does this in some detail. His name is Stephen Theron, T-H-E-R-O-N. He has four or maybe five books now in print on Hegel's metaphysics and theology, published in the last 6 years or so. And he knows St. Thomas far better than I do or ever will. But, of course, the issue doesn't have to do with individual thinkers or even individual institutions such as the Roman Catholic Church. The issue has to do with the experience of human beings. It is a very interesting fact that early Christian thinkers of the kind who are quoted in the Catholic Catechism do not sound dualistic. I mean, this is perhaps a great surprise to those of us who are accustomed to a kind of evangelical religion which sounds very dualistic in the we in the United States have this very dualistic, anti-intellectual tradition that calls itself religion and claims to speak in the, you know, on behalf of God, etc. But it's not clear that St. John, St. Paul, or St. Augustine intend to be dualistic. I mean, St. Augustine has a very dualistic side, and on the other hand, he says that God is more within him than he himself is, this famous line in the Confessions, which comes straight from Plotinus, I believe, and this is the Platonic theme in St. Augustine, which is extremely influential in medieval Christianity, particularly in the mystics. But it's not simply traceable to the influence of Platonism, as far as one can see, because it's it's in the Gospels as well. The kingdom of God is within you. So yes, the process of mediating between our seeking possible reconciliation between science and, quote, what we call science or scientific thinking and what we call religion is
very long and difficult, and sometimes seems quite impossible in particular historical situations where either the self-appointed spokesman of science or the self-appointed spokesman of religion take dualistic or absolutist positions, there's not much one can do. To communicate with such people is very difficult. But it seems to me the business of Plato, Hegel, and the whole tradition between them is to hold up a third possibility, which is not absolutist, it's not dualistic, and which captures, which embodies, seems to embody all the important features both of religious experience in the way that I tried to describe in the beginning of my paper, conversion, grace, salvation. None of these fundamental Christian experiences requires to be interpreted in a dualistic or authoritarian way. So on the one hand, there is, for religious people, I mean, the religious people who are open-minded are often the quietest. We don't necessarily hear very much from them. those who we hear from are often dogmatic and difficult to have dialogue with. And the same is true on the scientific side. I mean, the self-appointed spokesmen of science in the 20th century are positivists who have said, in effect, that religion and morality are meaningless. They have no content. There's nothing there. They don't exist cognitively. They don't contribute anything that one can respond to. That's the position of positivism. Well, that is just as arbitrary and just as unhelpful as the authoritarian or dualistic versions of religion. So, on both sides, we have a lot of painful phenomena. This is why it's important to bring to mind the thoughtful people who have had sympathy with both sides and not viewed them as necessarily in any kind of conflict, and to try to learn as much as we can and share as much as we can of what these thoughtful people have offered us, which is a great deal. And I think this is not fully understood even among philosophers, and even among philosophers who specialize in religious thought, religious philosophy, or philosophy of religion. One often gets the feeling that we're only interested in talking to each other. I hope that's not in the end the case, because we have this incredibly rich and helpful tradition that many people are desperately hungry for and have very little access to it. And part of that is our responsibility, I believe, because we do not. I've looked for introductory writings on Plato that convey
that try to convey what he has to offer to a thoughtful person, not somebody who's interested in philosophy, a thoughtful person who's trying to make sense of their life, right? Most people are like that. And most people assume that philosophy is not going to be any help in making sense of their life. And I think it's very unfortunate that we professionals don't do much to share what we have to share. We have very short books introducing various, technical issues. But do we share our own experience and how it's been illuminated by Plato or Hegel? Hardly ever do you hear a professional philosopher talk about their own experience, their personal lives. This is not the professional thing to do. But if the people whom the seekers whom I'm describing realize that we have personal lives, and these that academic philosophy speaks to our personal lives, and find it much easier to explore what we find in academic philosophy that does that. As long as we speak in a purely academic vein, most of the human race will not have the benefit of what we have to offer. I went way beyond your question. thank you. This is, very, very important. Thanks again. Domanda oppure il professor Scholz vuole così offrire una replica? Professore, domanda di che mi sarà preso la giornata adesso cazzo che cosa sono spazio o no professor, io forse volevo dire se c'è un po' di poche cose perché mi sembrano punti importanti, sono importanti che questo deadline. Anzitutto, per quanto riguarda la problematica della religione e della riconciliazione, in Hegel a mio avviso va affrontata in senso più generale. Il tema della conciliazione è un aspetto, che è chiaramente presente nella filosofia di Hegel, ma è un aspetto soltanto, perché se noi ci rifacciamo alla logica, pensiamo per esempio alle prime tre categorie, essere, nulla, divenire. Il divenire, come sintesi, è la conciliazione dopo la contraddizione dell'essere col nulla. Quindi c'è il momento della sintesi. E questo momento della sintesi è presente nella filosofia di Hegel. Ma il vero elemento della dialettica, dice Hegel, è il secondo momento, il negativo. Perché senza il negativo non c'è il movimento. E senza il movimento non c'è la dialettica. Quindi, infatti, non ci si ferma al divenire, ma poi si procede, e sempre con l'elemento negativo che porta avanti. Ora, mi sembra che nel discorso che si è fatto sulla religione, sul quale io in linea di generale, per quanto riguarda l'aspetto della conciliazione, sono d'accordo col professor Wallace, però mi sembra che per essere fedeli alla dialettica Hegel bisogna anche tenere presente il momento della negatività. La negatività ci porta a considerare l'altro, 50% della realtà, l'altra metà della cosa, della problematica, che non è la conciliazione, ma è l'opposizione. Opposizione che è anche un dovere etico. Per esempio, parlando di religione, abbiamo fatto riferimento agli aspetti migliori e più belli della religione, non solo il cristianesimo, ma il cristianesimo delle origini, il cristianesimo più puro, il cristianesimo dell'amore. Ma non è la religione, non è solo il cristianesimo.
La religione sono anche religioni che si diciamo presentano nel mondo uccidendo. Sono fede fanatismo, anche quello è fede, non è che possiamo dire, possiamo scegliere come fede soltanto l'aspetto più bello. Ci si deve riconciliare con questi aspetti della fede, sono religione realmente esistente. O piuttosto in quel caso bisogna invece far valere l'elemento del negativo e della dialettica e contrastarle. Quindi direi che è vero, è verissimo questo aspetto che occorre riconciliare religione e filosofia.